buongiorno a tutte. Oggi voglio parlarvi di Yves Rocher, innanzitutto perché è un brand con il quale mi sto trovando benissimo e in secondo luogo perché mi capita spesso di postarvi delle foto su Instagram e ho trovato, insomma, che vi potesse interessare sapere come funziona la scontistica e quant'altro. Dunque, innanzitutto, prima cosa che vi voglio consigliare è quella di farvi la tessera, iscrivervi alla loro newsletter, perché non c'è niente da fare, vale assolutamente la pena. È un brand, innanzitutto, per chi lo conosce saprà benissimo che ha già dei prezzi bassi di per sé. In più, ogni mese, vi garantisco, vi arrivano a casa dei carnet, sia sotto forma proprio di carnet cartaceo, che scontistiche o comunque occasioni, sempre che avete il negozio, tramite email oppure SMS, che vi danno la possibilità di acquistare dei prodotti al 30 è il minimo, ma comunque più spesso al 40 o al 50% di sconto, in più a ritirare un omaggio indipendentemente dall'acquisto. Cioè, trovatemi un altro negozio che fa delle cose del genere. Io non ancora, non ne conosco uno a parità. Comunque, che cosa dirvi? La tessera, innanzitutto, in più, vi dà l'opportunità di accumulare dei punti. Ogni 5 euro loro vi fanno una sorta di timbro dietro la tesserina che, una volta raggiunti tot punti, avete in automatico un omaggio a vostra scelta. Comunque, secondo me, quello è il minimo. La cosa più succulenta, la cosa più interessante è tutta la scontistica e questi omaggini veramente graziosissimi e super utili che loro vi danno mese per mese. Vi faccio vedere il contenuto della borsina che vi avevo appunto fotografato. Questa è la borsa barra beauty, infatti loro lo chiamano beauty, molto capiente, che ho avuto in omaggio, tra virgolette, dando 2 euro nel mese di marzo su, ovviamente, un acquisto che sono andata a fare. Devo dire che ne ho fatti parecchi, anche perché ho accumulato anche il carnet di aprile che mi era già arrivato, nel quale avevo l'opportunità di acquistare i famosi bagnoschiuma che vi nomino sempre a 5 euro di 3 anziché 2,50 euro l'uno, una matita per gli occhi di qualsiasi colore, se non sbaglio, a o 1 euro, 2 euro, adesso il prezzo preciso non me lo ricordo, ma comunque, insomma, una cifra del genere al posto di 5 euro e qualcosa, 5,90 euro, l'omaggio, per cui già che ero in negozio ho voluto farmi la scorta. Devo dire che per quanto riguarda Yves Rocher, l'unica cosa che non mi è piaciuta, perché io, fate conto che è in circa un anno e mezzo che conosco questo negozio e provo dei loro prodotti, quelli che non mi sono piaciuti finora sono gli shampoo e i balsami. Li avevo acquistati in circa un annetto fa, ve ne avevo già parlato in un video. Sono quelli nel flacone da 200-500 ml, comunque ne hanno un solo formato, verde, non mi ricordo la profumazione, comunque non mi hanno cambiato la vita, non mi hanno entusiasmata, per cui non li ho più riacquistati. A differenza di altri prodotti, tipo struccante occhi che adoro, due saponi per il viso che mi piacciono tantissimo e riacquisto ogni volta che li termino, adesso ho comprato nel mese di febbraio, se non sbaglio, due maschere, ve ne parlerò perché comunque mi stanno piacendo. E comunque io tendo ogni mese, usufruendo appunto di questi sconti, ad acquistare prodotti nuovi, ovviamente mirati al mio tipo di pelle, mirati alle mie esigenze. Però, insomma, questo, diciamo, tra virgolette, circolo vizioso, per quanto mi riguarda, continua, anche perché insomma, il 99% delle volte che compro un loro prodotto ne rimango assolutamente soddisfatta. Tanto più scontato, cosa volere di più? Torniamo indietro, vi faccio vedere gli acquisti e gli omaggi del mese di marzo e aprile. Borsina, vi ripeto, datami aggiungendo 2 euro. Poi omaggini che mi ha gentilmente lasciato la ragazza. Omaggini sono i tester, queste bustine che vi danno spesso e volentieri anche nelle profumerie. E allora, innanzitutto uno dei toilette tè verde, questo non li ho mai usati, non so dirvi come siano. Un altro eau de toilette, il Naturel, questo, un altro uguale. E aspettate, perché ce ne sono ancora due. Questo è il siero che, tra l'altro, io posseggo già in full size, mi piace tantissimo, lo sto terminando, lo vedrete in un prossimo video empties. Questo è il serum vegetal, anzi credo di avervelo già fatto vedere,
ovviamente ultra rimpolpante per le rughe, per le pelli ovviamente mature, queste tra l'altro molto comodi campioncini da portarsi in viaggio. Un altro de toilette al tè verde, e come ultimo, questo invece non l'ho mai provato, della linea Elisir 7.9, è una crema per le pelli normali e miste. Queste qua, vabbè, questi sono gli omaggini che comunque vi danno sempre, non sono questi gli omaggi dei carnet, sia chiaro. Che cosa ho voluto comprare? Vi ripeto, tutto scontato del 30, anzi o 45, o 30 o 40 o 40 e 50, non me lo ricordo, comunque parecchio di tutte queste cosine, a parte gli omaggi, ho speso tra i 25 e i 28 euro, vorrei dire 28, comunque vi ripeto pochissimo. Allora, che cosa sono andata ad acquistare per la prima volta? Innanzitutto le salviettine struccanti, adesso le sto provando di tutti i brand possibili e immaginabili, vediamo se troverò quella che supera quelle all'acqua alle rose. Questa è della linea Serum Vegetal, guardavo se mi dava la profumazione, no. Comunque, insomma, salviettine struccanti di questa linea qua, ce ne sono 25, è un classico, insomma. Poi, ho voluto provare, perché non ho mai acquistato prima, della linea Pure System, questa, la maschera purificante, questa qui, da 50 ml, e la lozione, ovviamente, purificante, sempre per i pori dilatati. Eccola qua, e questa è da 150 ml. Poi gli ultimi acquisti, dopo vi faccio vedere tutti gli omaggi. Innanzitutto la crema gel zero difetti, dice ovviamente per pelli da miste e grasse, questa qua che è da peso 50 ml, eccola qua. Di questa linea, della linea Sebo Vegetal, ho già provato il sapone, che adoro, mi piace tantissimo. E se non sbaglio anche il tonico, li sto terminando, mi piacerebbe farvi in un futuro un video proprio dedicato alle varie linee, fatemi sapere se vi può interessare, nell'eventualità ve lo segno e ve lo registro. Poi i famosi bagnoschiuma, anche questi facevano parte del carnet di aprile, li avevate scontati a 5 euro di 3, solitamente vengono venduti a 2,50 euro l'uno, sono i famosissimi bagnoschiuma dei Brochet da 200 ml, questa volta non ho voluto fare uno per, ossia uno all'arancia, uno al limone e uno al melograno, perché il melograno viene sempre a casa Ella, questa volta li ho presi tutti e tre. Alla mia profumazione preferita, cioè ho detto non sto lì tanto a elemosinare, ne prendo uno solo, ho fatto proprio la mega scorta del mio bagno schiuma super preferito. E poi come ultimo, diciamo, come ultima opportunità scontata, chiamiamola così, anche questa faceva parte del carnet di aprile, ho preso in prova, mai acquistata prima, la matita nera, questa. Mi dispiace non dirvi il prezzo giusto, credo di averla pagata tra 1,50 euro e 2,50 euro al posto di 5-6 euro, comunque era super scontata, potevate scegliere qualsiasi colore, ovviamente io ho optato per la nera, perché alla fine io utilizzo solo le matite nere. Ed ora passiamo agli omaggi. Per l'ennesima volta la borsina dando 2 euro, poi nel mese di marzo avevate questa agendina senza obbligo di acquisto, agendina anzi è un portatessere, sempre con il logo uguale alla borsa, vedete, cambia solamente lo sfondo, carinissima, in tessuto tipo cotone con, ok, è volato una cartina, vedete, con tutti questi scomparti dove inserire tutte le tesserine, carinissima, molto compatta da tenere in borsa. L'anno scorso mi ricordo che diedero l'agenda, una delle mie agendine più piccoline che ho in borsa è una di Brochet con la penna in abbinato, comodissima. E invece gli ultimi due omaggi che avevate per il mese di aprile, vorrei dire che erano di aprile queste. Allora, innanzitutto la body lotion da 200 ml, cioè ragazze non è la prima volta che mi omaggiano questo boccione, questo è il tè verde, se non sbaglio dovrei averlo già, uno alle rose e un altro non ricordo la profumazione, ma sempre omaggiati, buonissimi, devo dire che sono molto corposi ma si assorbono abbastanza velocemente, questo non l'ho mai provato, ve lo farò, insomma vi farò sapere.
E un altro omaggino che mi piace tantissimo, anche lui me l'avevano dato però in un'altra profumazione l'anno scorso, che ho già terminato e l'ho riutilizzato perché hanno i flaconi che una volta che voi li terminate, vedete, hanno il forellino, secondo me super super comodo per poterlo riutilizzare, come dico sempre, nei vostri viaggi, per cui wow! Questo tra l'altro è alle rose, cioè l'ho aperto, non l'ho neanche annusato, sento già la profumazione che si espande in camera. Mamma mia, è paradisiaco, tra l'altro da 50 ml, vi ripeto, è un omaggio. Finito. Mi auguro, insomma, di essermi spiegata abbastanza bene, che abbiate capito come funziona scontistica, omaggi e quant'altro di Rocher. Io più che dirvi che ve lo straconsiglio, non so che altro aggiungervi. E niente, insomma, mi auguro che questo video veramente vi sia, insomma, stato utile, nell'eventualità, come sempre, che vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un bacione grandissimo e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!